Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi una svuota alla spesa Lidl. Partiamo subito perché c'è tantissima roba. Come al solito per i prezzi vi lascio lo scontrino in fondo al video. Allora, ho preso 10 bottiglie di passata di pomodoro, questa qui della Campolargo. Poi c'era questa confezione di uova XXL, 18 uova medie, e quindi ho preso tre confezioni. Scadono il 30 di gennaio, ma tanto noi ne facciamo andare tantissimo. Contate che quando faccio la frittatona tipo di spinaci ne vanno 10, quindi. E poi tra torte, muffin, eccetera, eccetera, vanno velocemente. Quindi tre di queste qui. Poi ho preso per Olivia queste crocchette che non avevo mai preso, della Orlando Gourmet con 10% di pollame da 1,5 kg. Vediamo se le piacciono. Per il Micio Manuel invece ho preso le crocchette di contorno e verdure della Coscida. E queste qui sono da penso 2 kg, sì, da 2 kg e sono anche rotte. Guardate, adesso le rimetto dentro. Poi, anche perché è occupato, poi un caffè crema con 4 chicchi di caffè, sarà l'intensità, penso, non me ne intendo, non bevo caffè. E poi la Gimoca Gran Gusto, questi qua sono per Maurizio, e poi un bel cartoncino di clementine. Ai bambini piacciono tantissime, tantissimo, sia da mangiare a casa, sia anche da portare a scuola, magari per cambiare un po', gli piacciono molto, quindi ne ho preso un bel cartone e ne riprenderò sicuramente. Poi ho preso il prosciutto cotto, questo qui in questa vaschetta da 150 grammi, che è senza glutine e naturalmente privo di lattosio. Ne ho prese 5 confezioni. Poi i tramezzini, questi qui integrali, pollo e bacon per Giorgia per il pranzo al sacco. Il petto di pollo cotto al forno, 2 confezioni da 100 grammi. E il petto di tacchino, sempre cotto al forno, sempre da 100 grammi. Poi una mortadella di pollo, è scritto dietro, da 120 grammi, senza glutine. Anche questi qui sono senza glutine. E poi Lioner ai peperoni. Anche questo qui è senza glutine, senza lattosio. E poi in offerta al 50%, ma mi sembra che ce n'è ancora, ho preso questi tortelloni ripieni di ricotta e funghi che faremo stasera per cena. E niente, qui ce ne sono 4, ma ce ne sono almeno altre 2 sicuro. Poi ho preso 3 confezioni di cuori di iceberg, 2 confezioni di focaccia alla toscana, una confezione di bevanda alla mandorla bio organic senza zuccheri, un pacchetto di nuovo di To Go, 2 latte scremato per Maurizio e poi questa confezione XXL di bastoncini di pesce. Poi ho preso 4 minestroni di verdura, questi qui 16 verdure da 1 kg. Poi ho preso, che erano in offerta al 50%, questi medaglioni di merluzzi panati. Erano al 50% perché scadono oggi. Noi adesso li andiamo a mettere subito nel freezer e così almeno per un po' ne abbiamo. Ne ho presi 3, 6, 9, 10. Penso 21, 3, 6, 9, 10, 11, sì, 21. E poi un paccone di mozzarella, questo qui 4 x 250 grammi. Poi per me e Manuel per lunedì che siamo da soli, ho preso questa confezione XXL di pizze
3x330 grammi, deliziosa, speciale. E niente, ho preso questa qui. Poi questa confezione di merluzzo d'Alaska, filetti di merluzzo d'Alaska, così quando noi facciamo i medaglioni a Maurizio Gabriele, li scongelo questo pesce, glielo faccio impanato. E poi ho preso questi mini burger vegetali con spinaci, erano scontati al 30% perché scadono domani. Quindi niente, domani ne vado ad assaggiare, mangerò questi. Oppure, perché a parte Gabriele, gli altri li possono mangiare, non so quanti ce n'è dentro, però magari li dividiamo, adesso poi vediamo un attimo. Comunque, secondo me sono sicuramente buoni perché questa linea del Lidl è buona tutta quanta. Ho poi preso 3 confezioni di questa bieta Erbetta Spaghetti e 10 confezioni di questi spinaci in foglie porzionati a cubetti da 1 kg, invece la dieta Erbetta è da 600 grammi. Poi 2 confezioni di carotine a julienne da 200 grammi. Gabriele, per favore, abbassa il volume. Giorgia, abbassa il volume. Poi 2 confezioni di gorgonzola dolce. 1 confezione di lamette, queste qui della Sien Men Twin Blade da uomo. Una tisana a base di anice, liquirizia e camomilla, che dice che contribuisce alla normale attività digestiva, perciò eravamo curiose, io e la mamma. Fa un profumo buonissimo, allora l'abbiamo presa, l'ho presa anche per lei. E vediamo un po' se ci piace, ma sicuramente perché ci piace sia l'anice che la liquirizia, quindi. Poi 5 broccoli da 500 grammi, questa puccia salentina che è alla confezione da 2 e l'ho presa da fare a Giorgia da portare a scuola come pranzo al sacco, un pesto della Tiguglio, gran pesto alla genovese della Star senza glutine e poi 3 zucchine. Poi 2 pesti alla genovese con aglio di questo qui della nonna mia, 4 confezioni di simpacotti con mozzarella, 1 confezione di tramezzini tonno e maionese per Giorgia da portare come pranzo al sacco, spaghetti, 1 confezione da 1 kg. 2 pasta sfoglia di queste qui rettangolari, queste qui sono rettangolari, 3 peperoni che Pia mi ha voluto passare singoli e non nel sacchettino, e poi 3 confezioni di cavolini di Bruxelles da 370 grammi e 1 confezione di lamette da donna. Allora, poi ho preso 1 confezione di fior di cacao e panna della Real Forno, 1 confezione di fior di grano con uova fresche, 1 confezione XXL di questa mozzarella, così questa, aspettate, la tiro su perché non si vede, questa fatta così a listarelle, 1 confezione di noci, poi gusti misti, abbiamo preso 12, abbiamo perché c'era anche la mamma e Pia nel marsupio per tutto il tempo della spesa. E 12 pacchetti, 12 pappe per il gatto, 3 di questi champignon già tagliati, 8 confezioni di wurstel di pollo e tacchino con formaggio senza glutine, poi 4 confezioni di gnocchetti di patate da 500 grammi e 1 confezione di cordon bleu XXL, che va benissimo perché sono 6 e noi siamo 6, di tacchino e pollo. Poi, allora, i succhi di frutta li abbiamo presi all'albicocca, alla pesca, mele e banana, poi i golosotti, 3 confezioni di carote da 800 grammi, 2 sale per lavastoviglie, 2 riso originario della Carosio da 2 kg, 2 pambauletti integrale, 2 gel per lavastoviglie, tutto in uno ultra power,
Poi due pan, questo qui per sandwich toast integrale e una candeggina da 2 litri. Poi una confezione di cipolle da 1 chilo, credo. Sì. Poi il latte bioorganic bevanda alla mandorla, questo qui normale. Poi una confezione di brioche choco choc, mi ha attirato il fatto che sono al cocco, delle nastrecce. Poi il tonno a pinne gialle al naturale, 2 confezioni, succhi alla pera, pancetta a cubetti leggermente affumicata e i sacchi della spazzatura, questi da 110 litri, quelli grossi perché c'era da buttare via altri vestiti, altre cose, quindi mi servivano i sacchi. Poi le crocchette con agnello e riso della Orlando per Oggi, speriamo che gli piacciono, sono da 4 kg. Poi ho preso il latte intero, ne ho prese 12 confezioni da 1 litro, 2 sacchi di patate da 4 kg e una confezione di Scottex, questo qui pratico ed extra assorbente, 4 rotoli. Poi ho preso una piadina, cioè una che una, 4 confezioni di piadine romagnola IGP alla riminese e poi c'era la Jumbo Box, questo qui 100 pannolini taglia 4 per Pia ovviamente e sono 2 pacchi da 50 l'uno, allora l'ho presi così almeno per un po' li abbiamo e sono a posto. Ho poi preso una confezione di Levissima dalle Alpi Italiane perché come appunto vi dicevo non abbiamo acqua, la vado a prendere oggi e così a pranzo abbiamo l'acqua. Poi 2 confezioni di ditali rigati, 2 confezioni di mezze maniche rigate. Ho poi preso 2 confezioni di pipe rigate, 2 di sedani rigati, 2 di mezze penne rigate, 2 di ditalini rigati, 2 di farfalle e 1 confezione da 1 chilo di fusilli. E adesso arriva il pezzo forte, quello per cui sono andata all'Lidl. Sono andata al Lidl per questa. L'ho vista da Robertina, l'ho vista da Katia e la volevo anche io. Ora apriamole insieme. Noi qui era 9,99, sono andata al Lidl di Acqui Terme e ne avevano ancora parecchie. Da 10 a Vuoi che 20 te l'apro io? e no, ce la sto facendo e niente, quindi se vi interessa, che vi piace, potete andare a prendere. Brava, tieni, ed è fatta così. I C'è anche il pennellino, molto carino. colori sono questi. Ce la fai a tenere lo specchietto, che se no viene giù. È vero, scusatemi. C'è il bianco, c'è un po' il giallino un po' più scuro, il marrone un po' carino, il marrone un po' Sono più carino. andata a prenderla, non mi sarei fatta convincere normalmente. Sono Un po' andata a più prenderla scuro. perché sono colori che normalmente userei, cioè uso io. Quindi colori chiari, colori sul neutro, l'unica cosa che cioè Il sul viola. neutro, no? L'unica cosa sono questi qua, ma io penso che se si sfumano un po' non rimangono troppo pesanti. Non mi è mai piaciuto il trucco troppo pesante, Poi ma abbiamo è la per rosina. me. Comunque veramente molto bella, veramente veramente Poi invece bella. E possiamo. niente, quindi ho pensato a prendere questa qui, adesso per il momento la lasciamo chiusa, ho anche le 2 di Yves Rocher, e perché presto arriveranno nuovi video un po' particolari che io non ho mai fatto su questo canale, quindi tenetevi pronti. Comunque, la spesa per quanto riguarda Lidl è tutta. Thank you.
invece, non so se ve l'ho detto nel primo pezzo, quindi ve lo ridico. Non ho trovato certe cose al Lidl, quindi sono andata all'Eurospin e ho preso i tortellini super fini, ne ho prese 3 confezioni, poi 6 confezioni di grana padano, questo qui da 200 grammi, poi ho preso 5 avocado. Qualcuno è già pronto per domani, qualcuno sarà pronto dopodomani, poi qualcuno invece che è ancora duro. Poi 7 confezioni di questi hamburger di suino. Ho preso questi qui semplici che sono comunque senza glutine. C'è scritto lì. E poi questi chef burger con erba cipollina, anche questi qua sono senza glutine. Di questi invece ce n'erano 6, ne ho presi. E di questi invece 7. Guardare i video. Poi ho preso un sacchetto da 2 kg senza farvi male possibilmente. Aspettate. La Nadia ha fatto un Da 2 kg di mele, le No, golden. no, via. Poi ho preso 3 bottigliette di tè al limone per Giorgia. Poi, ciao, 4 bottiglie di salsa al pomodoro, questa qui con verdure. È molto buona e non ha. Questa qui è molto buona e non ha bisogno neanche di tanta cottura. Basta mettere in un pentolino e si fa scaldare ed è a posto. Poi, 2 confezioni di pecorino romano grattugiato perché Maurizio voleva fare la cacio e pepe. E che mangeranno stasera visto che noi mangiamo i tortelloni e i funghi che ho preso al Lidl. Poi ho preso un altro set di panni microfibra perché mi trovo molto bene e quindi ne ho voluti prendere altri e volevo provare, cioè no, per spolverare ho preso delle altre cose. Volevo usarli proprio per sciacquare così mi trovo molto bene, almeno sempre il ricambio. Poi ho preso un po' di banane e poi del macinato misto, ho preso questo qui. A 6,29 euro al chilo, peso netto 3,46, ho pagato 2,18 euro, peso netto 3,64, 2,29, peso netto 306, 1,92 e poi peso netto 400 grammi 2,52 euro. Ho preso poi anche una bottiglia di succo e polpa pera, una albicocca e una pesca per Manuel che resta a casa. Ancora in video lezione, in didattica a distanza, così questi li portano loro a scuola, gli altri, e invece Manuel ha questi qua in bottiglia. Poi ho preso un'altra di pesca, 2 di ace, un'altra di albicocca e un'altra di pera, così con ogni gusto tra quelli del Lidl, e questi mi ci fanno 3 giorni. E poi appunto un altro di ace, poi l'insaporitore per patate che mi è piaciuto tantissimo e l'insaporitore per arrosti. Questo è tutto quello che ho preso all'Eurospin. Adesso vi lascio qui lo scontrino e vi faccio anche vedere che cosa ho preso senza glutine. Glutine ho preso qualche pacco di questo pan bauletto della Nutri-Free bianco, poi della Shar questo cereale delle mastropanettiere con pasta madre, miglio e quinoa, i muffin all'albicocca della marca inglese, questi qui invece della Shar. Della marca inglese sempre i golosi al miele, poi della Shar il gran risveglio, la piadina questa qui della Shar, devo essere sincera non l'ho mai presa, il plum cake della Giusto con gocce di cioccolato e le pausa sì della Shar. Poi i girasoli al caramello. I righi che sono anche vegan, sempre della marca inglese, sono a basso contenuto di zucchero, anche questi qui marca inglese. E poi i saraceni integrali a saraceno e avena, che anche questi sono vegan.
gli gnocchi della Garofalo 2 pacchi, che sono da 400 grammi, e poi gli gnocchi della Giusto invece, che sono un super pacchettone, e poi gli spaghetti della Rummo numero 3. E basta. Controllo, ma mi sembra basta. Ecco, ho trovato ancora questi biscotti della Char. Ops, sono delle macine praticamente. E niente, quindi con questo qui vi ho fatto vedere tutto, anche quella roba senza glutine che ho preso in parafarmacia. Quindi per questo video è tutto, per questo svuota la spesa Eurospin Lidl senza glutine. Io spero che vi sia piaciuto, se così lasciate un like e iscrivetevi al canale. E vi ricordo la live domani sabato 16 gennaio alle 21. Non mancate, mi raccomando, ma parleremo di tantissimi argomenti. E se vi interessa proporre qualche argomento di cui parlare nella live, c'è un post nella community, quindi andate a commentare e scrivete di che cosa vorreste che parlassimo, anche cose che magari volete sapere dalle bambine, visto che ci sono comunque anche loro. Quindi adesso io vi lascio e ci vediamo domani nella live. Ciao. 1, 2, 3, come on!